Uomini e donne. Federico Dainese rompe il penso di aver deluso Maria De Filippi. Federico Dainese rompe il silenzio dopo il suo addio a Uomini e Donne. A distanza di un po' di settimane dalla sua scelta di abbandonare il trono della trasmissione di Maria De Filippi, Federico è tornato a parlare per tracciare un bilancio della sua esperienza in TV. L'ex tronista non ha nascosto che, alla luce di come si è evoluto il suo percorso sentimentale in studio, teme di non aver lasciato un buon ricordo nel cuore della padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5. Tra i colpi di scena che hanno tenuto banco in queste prime puntate di Uomini e Donne del 2023 c'è stato quello legato all'addio di Federico Dainese al programma. A distanza di un po' di mesi dall'inizio della sua avventura, Federico ha scelto di andare via dal programma del pomeriggio di Canale 5 senza fare alcun tipo di scelta. Federico ha ammesso che, a distanza di un po' di mesi dall'inizio del suo percorso, si è reso conto di non sentire un trasporto forte nei confronti delle pretendenti giunte ormai al rush finale, motivo per il quale ha deciso di gettare la spugna. A distanza di un po' di tempo dalla scelta finale, Federico non ha nascosto che teme di aver deluso la padrona di casa di Uomini e Donne, la quale aveva puntato su di lui come nuovo tronista di questa edizione. Penso di averla delusa, ma purtroppo siamo tutti diversi, non potevo sapere come sarebbe finita, ha dichiarato l'ex tronista in una recente intervista rilasciata a Fraloff, commentando la sua uscita di scena dal cast di Uomini e Donne. Federico non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di Gianni Sperti che, più volte durante il suo percorso, lo aveva accusato di essere una persona superficiale e poco interessato a conoscere per davvero nuove ragazze. Le sue critiche mi hanno fatto crescere molto, ha dichiarato Federico rigettando al mittente le accuse di Gianni, il quale sosteneva fosse interessato in primis all'aspetto fisico di una ragazza e non all'anima o al carattere. Parlando delle sue corteggiatrici, Federico ha ammesso che probabilmente non si aspettavano questa sua decisione, anche per loro il suo addio al trono potrebbe essere stata una doccia fredda. Nonostante tutto, però, Federico continua a credere nell'amore dopo la fine della sua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Si augura di poter incontrare al più presto la donna della sua vita. Arriverà. Speriamo, ha dichiarato Federico Dainese auspicando così una svolta per la sua vita sentimentale.